piuttosto convincente. C'è da dire che entrambe le squadre, entrambe queste squadre, ovvero Invictus Gaming e G2, sono delle squadre che quando tu gli dici allora che facciamo, fightiamo? Loro ti dicono sì, fightiamo. Gli SKT invece sono fatti in un'altra fase. Dici allora fightiamo, SKT, ma sei matto? No. C'ho due oggetti, devo scalare, devo arrivare a 30 minuti, devo arrivare a 40 minuti, poi quando vuoi solo, fightiamo. Siamo solo a 22 minuti, ma potremmo mai combattere? Ma insomma, ma le pare il caso? C'è il, è un villano, vuole subito menare le mani. C'è il Baron pronto, dobbiamo ancora setupparlo, organizzarlo con, insomma, confezione regalo. Comunque, scherzi a parte, il gioco effettivamente degli SKT, se glielo lasci fare, poi come per i Flash Wolves, non riesci più a sfangare quella, quelle mura che hanno creato attorno a loro. Già, purtroppo la situazione è un po' grigia per entrambe queste squadre, in, ovviamente in prospettive diverse. Fong Fu Buffalo hanno trovato la loro prima vittoria, vorrebbero averne un po' di più, e adesso gli obiettivi, i bersagli che devono affrontare sono ben più temibili. SK Telecom, l'abbiamo detto, molto difficile da battere. SKT, ovviamente, arrivando in questo torneo, pensare che si sarebbero trovati in questa situazione dove stanno contendendo per un terzo o quarto posto non è esattamente dove volevano essere, non è esattamente quello che ci aspettavamo da questa organizzazione, da questa enorme dinastia dell'eSport, di League of Legends. Alla fine, purtroppo, sono però in questa situazione e adesso devono, non devono dare niente per scontato, devono portarsi a casa anche queste, tra virgolette, semplici vittorie, perché c'è sempre quell'ombra dei Team Liquid, dei Flash Wolves, con un po' il fiato sul collo, che potrebbero andare a contendere per quella terza o quarta posizione. Alla fine però, mentre ci stiamo avviando verso la ultima giornata di gruppi, iniziano un po' a stabilirsi gli ordini. Salvo grandi sorprese, esatto, domani, prima, gli accoppiamenti che probabilmente vedremo nelle semifinali saranno Invictus Gaming, che sceglieranno Team Liquid o Flash Wolves, esatto, chi, qualsiasi delle due squadre riuscirà a qualificarsi, e molto probabilmente l'altra semifinale sarà SKT contro G2. Già. E questo purtroppo non è uno di quei matchup che vorresti avere, ma d'altronde semifinali subito al Cardiopalma, tra l'altro, quindi vedremo un po' di azione fin da subito. Sarebbe impressionante vedere magari un eccesso di zelo da parte di Invictus Gaming, magari andare a scegliere, se gli fosse possibile, i G2, ti immagini? Invictus Gaming contro G2 in semifinale, già. Quella sarebbe incredibilmente esplosiva come storia, ma non penso che gli Invictus Gaming siano così... La stavo dicendo, so, e poi improvvisamente mi sono ricreduti. Sono davvero un team così folle da dire scegliamo il team più forte da affrontare, così ce lo togliamo subito in semifinale e non dobbiamo fronteggiarli? D'altronde, dov'è che puoi andare a creare dei record? Semplicemente andando controcorrente, infrangendo il pensiero della gente. Tutti quanti si immaginano dei G2 pericolosissimi in una best of 5, lasciati per ultimi. Perché non impressionare? Perché non abbattere il nemico numero uno subito a inizio combattimento? Detto questo, però, serie di campioni per quest'ultima partita. Fong Vu Buffalo sulla sinistra con Zeros, Milota, Snaul, Bicoro e Palette. SKT sulla destra con Khan, Clid, Faker, Teddy e Mata. Primi ban, Tahm Kench tolto dalle mani di Mata. Non vogliono lasciare alla bot lane degli SKT il potenziale di essere così polarizzanti. Tolta anche Kalista dalle mani di Teddy, abbiamo visto con quanta abilità Teddy riesce a pilotare quel campione. SKT che invece dal lato loro rimuovono molta della aggressione in early game dei Buffalo. Jace via, Rex sai, via. Sono effettivamente i pick con cui Zeros in particolare, insieme a Meliodas, sono riusciti a ottenere dei vantaggi incredibili, ma c'è ancora il Jarvan di Meliodas molto molto forte. Saremo a vedere, perché in ogni caso, ora come ora, sinceramente mi sento di dire che per i Fong Vu Buffalo, l'ho detto, se provano anche solo lontanamente a fare la draft quella uguale ai Team Liquid, quindi giocare sul campo late game dove Team Liquid e SKT sono potentissimi, possiamo anche darla a tavolino. Sicuramente non il loro campo di gioco prediletto, ma ci sono molte risorse da early game già rimosse appunto in fase di draft dagli SKT. Questo primo pick di Ryze, un po' costretto a questo punto dai Fong Vu Buffalo, uno dei pochi flex pick rimasti, e sappiamo un pick su cui gli SKT ripongono una priorità immensa. Ovviamente nelle mani di Faker è un pick assolutamente terrificante. C'è un motivo se esiste una skin SKT di One Ryze. Sicuramente in questo momento, ora con Ryze dalla loro, i Fong Vu Buffalo stanno già iniziando a mettere un pericoloso split push, sì, ma anche delle carte salde verso quel maledetto late game a cui non devi arrivare, Fong Vu Buffalo. Basta, perché quel Ryze? Quel Ryze è male, male. A meno che non vuoi fare un Zeros full int Ryze on it
Destruction che vuoi effettivamente utilizzare fin dai primi minuti in maniera super aggressiva. Rise AD. Ah, con Rise AD full attack speed. Perfetto. Pam, 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 pam. Così tu blocchi sul polare, ottimo, eh. Meglio di Nico. Nico AD è nulla in confronto. Perché la precisione runica proprio la blocchi sul posto e ti sei là. Sensazionale. Perfetto. SKT che si accaparano dalla loro la combo de Machana, Jarvan, ecco, Kalio. Ancora disponibili, saranno quindi selezionati. Clid piloterà il principe di Demacia, mentre Mata metterà le sue mani sul colosso, il titano, il gargoyle. PvP vanno a selezionare adesso seconda e terza rotazione, Kai'Sa e Nautilus per Piccolo e Palette. Una bella bot lane che, con cui li abbiamo visti riuscire a performare molto bene. Non lo so, non lo so. Kai'Sa è sempre questa se ha bisogno, se ha bisogno di più di un oggetto per performare, non va bene. Non mi piace, non mi piace. Paradossalmente gli SKT stanno giocando più early game dei Fongfu Buffalo. Di cosa stiamo parlando? Perché Galio comunque ha subito il taunt, Jarvan il knock up con il collegamento bandiera di match e colpo del drago a disposizione fin da subito, livello 2 pronto. Lucian, lo sappiamo, uno dei AD carry da corsia inferiore, super aggressivo, dominante in questa corsia inferiore. Ha molto focus sull'early game lato SKT. Cosa sta succedendo oggi? Un po' di cambio di stile da parte loro. Vediamo ancora cosa andranno a selezionare. Sono sempre in tempo a infilare una Zero in questa composizione e rovesciare completamente la situazione. Sappiamo che Faker ormai quel champion lo predilige più di qualsiasi altro. Seconda fase di ban, però Lee Sin abbandona la selezione e Fiora sarà invece rimossa lato PvP. Non vedremo Khan con quel pick. C'è da dire comunque che anche nella partita di prima contro i Flash Holes hanno introdotto un mix, un po' di early game con quel Rek'Sai e un po' di late game tra Sylas, Faker, tutto sommato, quindi poteva anche starci. E anche lo stesso Varus comunque si connetteva molto bene sia in fase early che in fase anche da late game. Doppio jungler aggressivo d'early game eliminato dagli SKT in fase di ban per andare a impedire ai PvP di complementare le loro lane da scaling con un jungler proattivo. Vediamo cosa saranno costretti a ripiegare i PvP, perché la situazione adesso non è più particolarmente brillante. I tre jungler principali d'early game che vediamo selezionati di solito non sono più disponibili. Ultimo ban sarà proprio Azir, quindi questa volta perlomeno Faker non piloterà il leggendario imperatore di Shurima. Quindi fuori dai guai, tra virgolette, Fongfu Buffalo, ma questo potrebbe interessante, ma dubito sia Heimerdinger. Questo è un over che invece ha del suo perché, soprattutto delle mani di Khan. E perché no? Magari Faker. Selezionata immediatamente Irelia, è molto probabile che la vedremo già giocata da Faker nel periodo Faker, in cui Irelia appunto era diventato un mid laner. Faker adorava giocare questo campione, l'ha già giocata una volta questa competizione nella prima giornata, se non erro. PvP adesso ridotti alle loro ultime selezioni, stanno cercando ancora un top laner e un jungler per quanto sappiamo, o meglio un jungler e un solo laner, perché c'è ancora il potenziale di flexare quel Ryze. Delle risposte sarà Hecarim, che ancora non svela niente. Dovremo aspettare ancora questi ultimi 20 secondi dell'ultimo pick per avere la certezza, o meglio la pseudo certezza, di dove tutto andrà. D'altronde si stanno giocando l'ultimo pick proprio per la corsia centrale o superiore, in base a quello che andranno effettivamente a tradare i Fongfu Buffalo. Va bene, va bene. Questo è quasi early game. Per quanto... No, in realtà... Beh, non è vero, perché è vero, senza la forma Darkin, scusa, ma ho avuto un lapsus. Senza la forma Darkin, anche questo ha bisogno di tempo. Sì, in realtà, appunto, Kane è un campione molto particolare, perché adesso posso effettivamente parlare. Ieri stavo guardando la partita degli Invictus Gaming contro i Flash Holes e quando è stato selezionato Kane avevo molto da dire, ma purtroppo non ero qua sul caster desk. Adesso che lo vedo finalmente con i miei due occhi... Kane è un campione che a livello competitivo può funzionare con dei determinate condizioni, circostanze preesistenti, perché è un campione che, come diciamo, finché non si trasforma è un mezzo campione, quando si trasforma è un campione e mezzo, ma ha bisogno a tutti i costi di trasformarsi e fino ad allora hai bisogno di complementarlo con dei solo laner che possano offrire controlli, offrire... resistenza e assistenza ai gank, in modo che tu possa affiancare Kane a qualcuno, mandarlo a gankare una corsia dove non corra troppi rischi e riesca ad infliggere dei danni e quindi iniziare ad accumulare quella barra di risorse per la sua trasformazione. Oltretutto la risposta degli SKT qua è stata fenomenale. Questo last pick di Kane è stato perfetto, perché vai a togliere priorità dalla corsia superiore, vai a mettere un matchup dove Hecarim farà un po' fatica ad imporsi, quindi non una lane che Kane può gankare facilmente. Oltretutto vai a mettere un campione dalla gittata in quella posizione, quindi anche qualora Kane riuscisse a trovare un gank funzionale su Khan,
quante Kane parole si Khan, tante Kane su Khan, su Kennen. Esatto. Sono tutte uguali queste parole. Insomma. Tutti con la K. Allora kill, otterrebbe, kill. Otterrebbe delle sfere di essenza blu, che non è quella chiaramente la trasformazione che vuoi attuare. Punti soltanto al Darkin. Quindi anche se è cosa probabilissima riusci, perché comunque dovrai fare quello, non potrai aspettare ogni volta che si liberi il Irelia pronta per il gank. Quindi ogni volta che otterrà essenze blu, appunto, primo maledicirà, andrà a maledire tutti i draghi della elementale, ma soprattutto dovrà poi aspettare un minuto e oltre per poter sbloccare poi la forma Darkin. Ma panoramica che poi ovviamente ci porterà in dirittura d'arrivo per questo ultimo match. E siamo quindi sulla landa degli evocatori per l'ultima partita di questa giornata. Pong Bu Buffalo contro SK Telecom. Hashtag BBB win, hashtag SKT win. Chi si porterà a casa l'ultima partita di oggi? Chi andrà verso l'ultima giornata della group stage con una bella vittoria? Se c'è una cosa bella, addirittura Khan subito aggressivo, eccoli i gold che fanno la differenza. Ha ottenuto due proc, il primo gli ha dato una pozione rossa, un elisir rosso, il secondo 5 gold. E vabbè, quindi insomma, una decente fortuna per Khan che inizia subito a scalare. E guarda di nuovo, si porta in avanti, d'altronde la Egli dà il proc dei due attacchi di creptomanzia, ma dicevamo per appunto una, mi stavo per dire, una cosa bella da vedere quando si combatte contro il Fango Wolf, forse mi mancherà nelle finali o semifinali, qualora ovviamente però dovessero riuscire ad arrivare, il pubblico. Il pubblico Fong Wu Buffalo, praticamente la platea presente, salvo alcuni pick particolari come Papa Xmiti o Jensen. E questo è sicuramente un match conteso per i fan, perché il Vietnam è uno stato dove la cultura dell'esport è immensamente diffusa e ovviamente per così tanto tempo gli SKT sono stati il brand più famoso, il team più premiato, ancora lo sono, il più premiato a livello storico proprio, quindi un grande passato dell'esport in questo paese porta gli SKT, porta molti fan vietnamesi ad essere effettivamente fan degli SKT in primis, quindi la contesa un po', molte persone che stanno guardando questa partita in diretta dal Vietnam si stanno un po', hanno il cuore un po' diviso, come noi quando guardiamo G2 contro Team Liquid, i nostri cari Team Liquid, il nostro team nordamericano, però anche l'orgoglio europeo e G2, siamo divisi. Esatto, è sempre difficile, soprattutto per me che sono un acerrimo sostenitore, un fedele sostenitore dei Cavalieri Rampanti. Detto questo, in ogni caso abbiamo visto fin da subito Khan a trovare un ottimo matchup su Zeros, difficile per lui essere così aggressivo, Zeros messo quindi in una posizione scomoda, facili proc di cleptomanzia per quest'ultimo Khan che abbiamo già visto più volte sacche di denaro prelevate. Qui Faker contro Naul, prigione nuca che però comunque non impensierisce quest'ultimo, sa bene come aggiustarsi sui stun, Faker. Meliodas nel frattempo continua a farmare la giungla, si è fatto un full clear della zona inferiore con il suo Kane e adesso si sta dirigendo verso la metà superiore della giungla avversaria cercando di rubare questi lamabecchi dalla portata di Clid. Giustamente con l'abilità di Faker hai voluto mettere un po' in difficoltà questo matchup, ma grazie ovviamente alla prigione runica che può bloccare sul posto Irelia, ma al tempo stesso comunque sei fiducioso delle sue abilità. Meliodas che continua a girarsi attorno a questa corsia centrale, ovviamente vuole essere sempre pronto nel caso di un gank di Clid per counter gankare e assistere il suo mid laner, non tanto per permettere a Naul di scappare, di avversare la vita, quanto per ottenere appunto quelle risorse e quella trasformazione. Faker e Clid sono i due campioni melee corpo a corpo primari che Meliodas vuole bersagliare per accumulare quelle stack di trasformazione. Esatto, intanto però qui li vediamo, piccolo replay da prima. Replay di Zeros che porta a casa il carretto e... Ah! Grazie Observer, grazie di cuore. Questo si chiama, so io che cos'è, te lo spiego io in maniera tecnica. È quando, secondo me, lui c'ha il ping vicino alla F. La G, F. È accanto alla F. Eccolo là, il ping l'ha fregato. Però ha il flash sulla D. Khan, mi dispiace, ci ho provato. Giuro, ci ho provato. Niente, miss cliccone. Esatto, è difendibile. Vostro onore, la difesa si ritira qua. Detto questo, Khan quindi non avrà il flash della sua. Sorprendente, giustamente. Forse l'unica cosa che lo favorisce è il fatto che non è proprio il più gankabile dei personaggi, grazie alla sua E e al suo movement. Ma soprattutto, Meliodas non è interessato a lui. Attenzione, però,
Clid è molto interessato su Zeros, vogliono andare, il 6 è quasi addirittura di arrivo per lo stesso Khan. Giretto del cavallino, poi subito arrivano i controlli, l'ultimo colpo, ottima la gestione dell'aggro e Clid senza neanche un colpo di torre fa suo la vita. Boom! Boom, dentro, arriva il lock-up, a seguito del flash, Bicoro costretto alla ritirata, l'ustione su di lui, Palette da frontline. Per quanto possa aiutare la sua assestamento, poco può fare. Subito Zeros ritorna in corsia superiore con il suo teleport. Abbiamo visto in corsia superiore un dive pulitissimo. Meglio Odds, però attenzione, vuole andare su Mata. Potrebbe trovarlo, c'è però il teletrasporto, un po' maldestro da parte di Khan, un po' troppo sotto torre, d'altronde Bicoro ha pochissima vita dalla loro, rischia grosso. Qui Faker 1v1 contro Naul, costretto ovviamente alla ritirata, la prigione runica, dà sempre quel piccolo favore in più, ma qui ottimo uso dei suoi slanci, la danzatrice di Ionia. Quel teletrasporto da parte di Khan in corsia inferiore è stato veramente unico. Khan con utilizzo delle sue summoner spell per adesso in questa partita non ottimale, 100% uso ma poco utilizzo, poco sfruttate. È ora un misclick, vostro onore, ve lo giuro, voleva pingare sul minion per sbaglio. Questa volta sì, questa volta era la F. Te l'ho detto. Comunque scherzi a parte, c'è poco da scherzare, qui Khan sprovvisto quindi di summoner dalla sua, costretto addirittura a tornare. Se non fosse che Zero sta a difficoltà iniziali a pulire le ondate, quindi è riuscito a tornare senza perdere né troppi minion né placche. Già, alla fine Khan mantiene appunto quel vantaggio in CS sul suo diretto avversario Meliodas. Meliodas ci prova neanche un colpo, neanche uno. Povero Meliodas, farà veramente fatica a guadagnare stack in questo early game che per adesso è completamente in mano agli SKT. I suoi compagni di squadra non sono pronti a portargli soccorso, portargli aiuto. Non solo, ma non ricordo bene se l'attivazione di una delle due forme arriva a un certo punto del cooldown o bisogna attivare comunque una delle due per far partire anche l'altro. Non ricordo molto bene questa interazione. Non ho capito bene la... Nel senso, per attivare una delle due forme arrivano automaticamente, non mi ricordo bene se c'è il timing in automatico o devi comunque sbloccare almeno una delle due forme. Le stack, sì, c'è un timer interno che le stack vanno ad accelerare, quindi anche se non colpisci mai nessuno, era solo quello. È praticamente il discorso, impossibile, però... che non colpirai mai nessuno. Semplicemente, in realtà, se non colpisci mai nessuno non penso che tu possa sbloccarle. Esatto, è quello, però, il problema. Il valore delle stack aumenta con la durata del tempo. Questo sì, però il problema che volevo andare per l'appunto con questa informazione è che Meliodas non riesce ancora a trovare alcun attacco, ma qui Clid insieme a Faker su Naul a quest'ultimo si lancia in avanti e riesce a trovare nuovamente, grazie anche a Clid e la gestione dell'agro della torre, un'altra uccisione bellissima da parte di Faker. Faker playmaker, grazie Faker all'assisto del suo jungler si porta a casa una preziosa uccisione nell'1v1 contro Naul. Adesso 1-0-0, Irelia inizia il suo slento snowball. E per l'appunto quello che sta facendo è Meliodas non ha ancora trovato alcun target. Occhio top. Nuovamente Clid, questa volta con supporto del maestro, ma arrivano i controlli, il cataclisma annulla lì l'ombra, l'isole ombra da parte di Zeros, per lui la morte. Non riesce neanche a utilizzare correttamente la propria Supreme per sfuggire, la concatenazione di controlli è troppo potente dal lato degli SKT. SKT ancora una volta controllo totale dell'early game. La carica dell'isombra si infrange nel nulla, atomi spezzati, adesso che lo vediamo Meliodas. Per l'appunto, stavo dicendo, non trovando ancora alcun auto-attack, perché effettivamente non ha trovato, io vorrei vedere neanche le stack un danno. Che ha. Esatto. Qua rivediamo ancora l'azione in corsia centrale, Faker che parte subito, ha ancora la stack su Naul, questo gli permette di flashare in avanti, trovare la Q con il reset, gli ultimi auto-attack finali e poi la Q per uscire dal range della torre su un minion che si è resettata grazie alla stack della ultima. Nuovamente puliti, un'uccisione pulita. Veramente, veramente bravi gli SKT con la loro esecuzione in questa partita, soprattutto questi due tower dive veramente ben eseguiti, una gestione dell'aggro magistrale che permette a ognuno dei membri di non essere mai veramente in pericolo. E questa ancora una volta andiamo a ripetere come dopo la prima vittoria degli SKT di questa partita, tante azioni, tanta proattività, tanti modi per garantire e generare vantaggi, ma mai veramente un controllo non completamente nelle mani degli SKT. Hanno visto grazie al lume del controllo per l'appunto posizionato in quel bush, in quel cespuglio, hanno visto Meliodas e quindi hanno subito pingato Clid, viene in corsia inferiore, abbiamo la possibilità di attuare un'altra incursione, un altro gank. Meliodas va a donare il blue buff al suo mid laner e adesso sta scendendo addirittura zero dalla corsia superiore, ma Faker legge la giocata, si sposta addirittura ad aiutare il suo jungler su questo drago della nuvola. Palette non ha lumi dalla sua, non può tenere visione, e già quindi sono costretti i
BBB a vedersi sfuggire questo primo obiettivo neutrale. Drago della nuvola, facile delle mani degli SKT. Nono minuto, un drago, tre uccisioni, gold lead che piano piano si fa sempre più imponente ai danni dei Fong V Buffalo. Per adesso un altro drago, il prossimo quello dell'oceano. Non il più esplosivo dei draghi, yeah, ma gli SKT per adesso qualsiasi obiettivo, qualsiasi piccolo vantaggio riescano a trovare, se lo prendono. Come prima, qualora quello stun fosse riuscito a trovare Naul, Clid era già pronto con il cataclisma su di lui. Anche non il flash disponibile, Clid e Faker aspettano solo che un controllo connetta su Naul per gettarsi all'assalto. Io vorrei vedere, vi giuro, le stack di Meliodas, solo per capire a che punto sta. È fondamentale per lui questa trasformazione. Già, vediamo addirittura ha completato. Attenzione nuovamente, ecco qui il cataclisma. Non c'è il flash per Naul, addirittura l'entrata dell'eroe da parte di Galio. Dentro Palette, cerca i controlli, ma per Naul ormai è fine giunta. Dall'altra parte Palette, flash difensivo, lustrio su di lui. La suprema di Faker egregiamente evitata grazie alla stasi. Adesso gli scudi con la stasi di assestamento. L'ultimo danno, Faker riuscirà la danzatrice di lame di Ionia. Poi dentro con la suprema, ma per l'appunto Meliodas non ha la trasformazione. E quindi riuscirà dall'altra parte a ottenere l'uccisione. Ma Clid porrà fine alla sua vita. E alla fine si è portato a casa Meliodas su una kill su Malta che cade sotto i colpi della torre avversaria in corsia centrale e così facendo anche un po' di stack finalmente per la sua trasformazione. Ma ancora una volta SKT che leggono perfettamente la giocata, eseguono perfettamente la giocata. Faker che ingaggia qua su Naul con l'aiuto di Clid, la suprema di Galio che arriva ad assistere questo bellissimo taunt che garantisce il lockdown e l'uccisione subito in avversario. A questo punto Palette e Meliodas non avranno mai e poi mai abbastanza danni per riuscire ad abbattere i titani degli SKT che forzano un po' l'aggressione sotto questa torre. Mata si prende un colpo di torre di troppo e lo vediamo infine cadere sotto i colpi di Meliodas, ma 6-1 in questo momento lo score per gli SKT, più di 3000 gol di vantaggio. Guarda lo score di Clid, 3-0-3, 100% di kill participation. Questo Jarvan è ovunque. Non solo, ma siamo al decimo minuto. Forse in quell'ultimo team fight, avendo dalla loro Jarvan e Irelia, mi sembra che Meliodas abbia trovato delle stack aggiuntive grazie anche all'uccisione, quindi una cosa non di meno importante per lui. Potrebbe riniziare, tra virgolette, quello che è la sua trasformazione, quindi riportarsi in carreggiata. Per adesso ancora alla ricerca delle stack per potersi trasformare tranquillamente. Ancora manca un po' al respawn del prossimo drago. Il timer non è ancora disponibile. SKT che avanzano nella giungla avversaria, vogliono tenere un po' di visione. Meliodas sta ripulendo qualche ward. Hanno visto lo standard di Jarvan, sanno che c'è qualcosa nei guai. Eccolo, l'hanno visto. Il lume del controllo, il bocciolo esplosivo. C'è però super subito Faker a dare manforte al proprio compagno. E la bandiera di Amacia lo riporta fuori dai guai. Ma c'è Mate e Teddy, vogliono quella roba besta cremisa a quanto pare. Subito Faker ritorna in corsia, il flash out dentro Palette con l'ancora, ma poco può fare per Meliodas, ormai la fine è giunta al termine. Da qui Teddy, la suprema, subicoro, dall'altra parte il cataclisma, flash e ovviamente la suprema insieme alla summoner dell'Ial. Come vedete trasporto nelle varie corsie, Zeros cerca di applicare i controlli con la carica dell'isola ombra, arriva però la suprema di Faker e poi nuovamente Teddy spistolettata e per lui la fine. Bicoro 18 HP se non meno. Dall'altra parte il milestone da parte di Khan, l'ultimo stun nuovamente Faker Senpai si aggiudicherà la fine e ovviamente l'uccisione su Palette. Questi SKT non si arrestano mai, Faker ogni volta conduce la carica, tutti i membri del suo team all'assalto che lo seguono, seguono il capitano verso la gloria. E cosa stanno tirando fuori questi SKT nei primi minuti di gioco? Non siamo neanche ancora al tredicesimo. Guarda, sono nella giungla avversaria, stanno contrastando il buff rosso avversario. Questa è la proattività che mancava nelle prime giornate degli SKT. Piccolo costretto alla fuga, costretto all'utilizzo di flash IAL suprema per cercare di sfuggire. Questo doppio teletrasporto serve a poco. Zeros non trova i bersagli giusti, non ha abbastanza danni. Gli SKT reagiscono perfettamente. E poi qui nuovamente si continua, puoi overestendere quando dalla tua hai un altro controllo dato da Khan. E ancora una volta Clid continua a mantenere 100% di kill participation, 3-0-6. Adesso con questo Jarvan non succede niente sulla mappa se Clid non lo decide. E ancora una volta Meliodas è in forma base. Avanti tutta, forza, tredicesimo minuto, vedremo fino dove riuscire ad arrivare. E l'avevo detto, perché i Fong V Buffalo hanno draftato una fase da late game come composizione? Decisamente un'esecuzione bizzarra. Qui l'ancora riesce a trovare Khan, subito però Faker da Remanforte, c'è anche Meliodas dalla sua in cerca di anime per la sua trasformazione Darkin. Purtroppo per lui ancora nulla.
qualche piccola stack, ma niente che vada veramente a influenzare la barra delle risorse. Faker in questo momento continua un po' a vagare tra la corsia inferiore e quella centrale. Nel frattempo Teddy, solo soletto in questa top lane, si distrugge da 450. Solo la prima torre della partita. Parte però Mata subito con il taunt, Panetta si lo raggiunge, ma l'ancora porta il taunt dalla loro parte. Poi dentro Meliodas con l'ultimo colpo, riuscirà infine Palette ad avere la meglio, ma dall'altra parte arriva l'istinto omicida, sì, ma porta Khan in dirittura arrivo per la sua suprema, e poi da qui Meliodas cerca di avere la meglio e ci riuscirà. Riesce anche a sfuggire dal range da torre, ma guarda cosa stanno facendo gli SKT sul resto della mappa, così tante risorse investite dai PvP sulla bot lane. 4 sulla corsa inferiore. Mid era libera. Messaggero dall'Ando utilizzato, che adesso si infrange sulla seconda torre. Potrebbero accompagnarlo addirittura alla torre dell'inibitore. Nel frattempo, appunto, come abbiamo visto, in corsia superiore arriva Teddy. La capocciata e riesce a impattare sull'ultima torre, quella dell'inibitore. Nel frattempo Meliodas finalmente è riuscito a trovare la trasformazione. Attenzione per il portale Reami, vogliono chiudere Teddy, la prigione runica è pronta. L'arrivo di Galio potrebbe salvarlo, il knock up su di lui, ma adesso riesce insieme a Faker a bloccare Naul e infine consegnarlo alla giustizia di Yor. Non riescono a trovare un attimo di respiro. I PvP cercano, interrompono il recall di Teddy. Pensano di aver trovato il momento giusto per affondare le zanne nella succosa taglia di Kel'Thuzan. Sì, ce l'ha fatta. Meliodas ce l'ha fatta. Ha finalmente la forma Darkin. Troppo tardi. Quindicesimo minuto, un po' oltre la media solitamente. Quindi vediamo se solitamente un chiaro indicatore di come sta andando la partita per Kane e quanto vantaggio effettivamente sono riusciti a trovare gli avversari prima della sua trasformazione, prima di raggiungere quel momento in cui Kane effettivamente diventa un campione vero e proprio. La risposta è molto, molti vantaggi. Teddy? Vabbè. Wow! Semplice scambio di colpi, quando pensi che Bicoro possa andarsene, ancora Lial non c'ha gli istinti omicidi e questo vuol dire facile uccisione per Teddy, un Lucian che effettivamente sul 3-0 con lama della rovina e il martello per avere anche un po' di CDR in più sulle proprie abilità, facile 1v1. Questo è uno di quei momenti in cui se succede questa cosa Tensolo Q schiacci tab e inizi a cliccare sulla guarigione di Kai'Sa. Perché non l'hai usata? Perché non hai cercato di salvarti? Ho capito che puoi andare per l'1v1, ma almeno utilizza le tue risorse. Qua e questo qui dive effettuato dai PvP effettivamente riescono a portarsi a casa la kill sommata, ma molto aggressivo Bicoro ancora una volta che perde la vita cercando l'uccisione. Khan con il suo cronografo guadagna un po' di tempo, ma alla fine poco da fare, sarà meglio da sarà cogliere l'uccisione finale, uscire dal range della torre senza troppi problemi. Guardando però un po' gli inventari adesso degli SKT, la zona è completata per Khan, 3-0-6 sempre clean, ha perso la sua 100% di kill participation, ma è ancora incredibilmente influente. Irelia ha completato la virtù della triade, ha le componenti del pegno di Stark nell'inventario e Teddy dopo quella solo kill sta solo aspettando il tempo nuovamente di ricollare. Però attenzione, Khan ha trovato la suprema di Palette, ottima la stasi per evitare il controllo su di lui. Faker e Clint subito da Reman forte, costretto il quartetto dei Fong Vu Buffalo a ritirarsi. E guarda qui, la Gold Leader non è mai stata in discussione, signori. 7912 il picco toccato dagli SKT in questa partita e però continua Clint ad incrementare. Però Clint su di lui, Zeros ormai nullificata la sua presenza, stanno giocando in 4, Zeros è recluso alla semplice morte. E eccoli un altro saltello nel Gold Lead che porta il vantaggio di SKT a 8537 unità d'oro e questa torre presto li proietterà ancora più avanti. Ancora una volta SKT con un early game esplosivo, 17esimo minuto, quarta torre che cade a loro favore, 0 per gli avversari, 13 kill, adesso quasi 9000 gol di vantaggio, adesso superati 9000, chi può fermare questi SKT? Non i Fong Vu Buffalo, è chiaro, non i Fong Vu Buffalo, adesso... Allora, mi sembra di aver già visto questa partita. Ah, Flash Walls contro SKT, ah, late game contro late game, ah, sì. Le sensazioni sono molto simili, ancora una volta sono gli SKT che riescono a guadagnare un immenso vantaggio fin dai primi minuti di gioco e il team avversario che cerca un po' arrancando di recuperare, di arginare le perdite, ma il vantaggio è talmente elevato che per i Fong Vu Buffalo è veramente difficile considerare un tentativo di ripresa, anche se la loro composizione rispetto a quella che i Flash Wolves avevano dalla loro, i Flash Wolves erano comunque molto incentrati sull'early game, avevano comunque un tiratore come Ezreal. I PvP... Non faccio veramente troppa fatica a vedere un teamfight qualora gli SKT si addormentassero adesso sulle loro tastiere. Ah, ok. Attacco soporifero, dormono per 30 minuti, si risvegliano magicamente, tutti e 10 giocatori, tutti e 10 giocatori hanno full build. In un teamfight, vincono addirittura
dare un vantaggio ai PvP, perché hanno una buona composizione a teamfight. Hanno comunque Ekrim, Nautilus, Kai'Sa, Ryze e Kane. Tutti questi campioni scalano immensamente bene per quanto riguarda il DPS da teamfight, la presenza di teamfight. Lato SKT invece un pochino la potenza va a scemare, soprattutto di campioni come Lucian, che sappiamo non essere il tiratore migliore quando si avvia verso quelle fasi finali di gioco. C'è anche però da dire che l'abbiamo visto prima, addirittura in 4 l'ancora di Palette utilizzata per portarsi fuori dai guai contro un solo Faker. Il rischio è che ti arrivano in faccia più persone, teletrasporti, Cleed con i suoi movimenti, la sua possibilità di arrivare con la bandiera e il cataclisma, quindi una movement non indifferenti, flash dalla loro. Insomma, questi SKT non solo stanno ripercorrendo i passi contro i Flash Wolves, ma addirittura migliorati. Sicuramente, sicuramente. SKT stanno spingendo al massimo questa composizione da early game che hanno draftato, e adesso il Baron è disponibile e devono solo effettuare quello che hanno fatto contro i Flash Wolves proprio nell'ultima partita. La posizione di mappa è la stessa, sono ancora una volta dal lato rosso, possono ancora una volta soffocare i PvP nella loro base e impedire a loro l'accesso per andare a curiosare verso il lato, verso la tana del Baron. Infatti quali vedi? Mate e Faker mano nella mano vanno a mettere lumi di visione e negare visione avversaria nel corso del fiume. Ma giustamente ha ragion veduto qui, però adesso subito Meliodas si accorge di quel lume, devono pulire. Dall'altra parte Zeros, teletrasporto disponibile, però Khan potrebbe forse bloccarlo. No, lui stesso decide di evitare. Qui Palette rischia grosso, tende subito su di lui nonostante ci sia. Qui Zeros prova l'assalto su Khan, ha la virtù della 3D, sì, un interessante power spike, ma dall'altra c'è Zonia, quindi difesa, stasi e la protocintura per il danno. E attirare un po' l'attenzione del top lane avversario è molto comodo per Khan. Hanno entrambi il teletrasporto, ma Khan dalla sua può interrompere il teletrasporto di Zeros senza doversi dedicare con la sua stessa Suprema. Se trova le stack necessarie per farlo, basta un rapido stun per bloccare l'arrivo del team avversario. Molto rischioso, generalmente vuoi cercare di rispondere a teletrasporto con teletrasporto il prima possibile, ma qualora ci fosse l'opzione di disingaggiare per gli SKT, Khan sarebbe sicuramente un'ottima risorsa. D'altronde gli fai un auto attack, la doppia cula e lo stun ormai è avviato. A quel punto magari puoi teleportare te e sarebbe un 5v4 e Zeros non può fare nulla. Un altro drago dell'oceano che cade a favore SKT. Il prossimo sarà un terzo drago dell'oceano a graziare i fiumi della landa degli evocatori. SKT continuano con il loro metodico, strategico, preciso controllo di visione attorno alla tana del barone. Stanno aspettando il momento ideale, 21esimo minuto e 40, quasi 22esimo. Il barone è da più di 2 minuti più o meno lì sulla landa e sta aspettando di essere ucciso. Occhio al portale dei reami, vogliono tagliare fuori Faker. Ma Faker non può essere tagliato fuori perché è lui che taglia fuori i nemici. Invece no, inizia un fight a quel Baron e l'attenzione è tutta su Meliodas. Ora però si girano, c'è anche Big Core, il teletrasporto di Khan, preceduto quello di Zeros. Non ne ha un'idea forse il Fango Buffalo. Un po' sprecato questo teletrasporto però. Adesso che Khan è qua, devono forzare la presenza del 5 contro 4, devono costringere anche Zeros a spendere il suo. O se un altro andare al Baron. Esatto, il modo più facile per farlo è andare al Baron, costringere gli avversari a rispondere alla presenza di un membro extra su questo lato della mappa e ottenere il teletrasporto di Zeros. Devono farlo adesso. Un cooldown desincronizzato oltretutto, quindi quando tornerà disponibile quello di Khan c'era una piccola finestra in cui Zeros non avrà ancora il prossimo. Per quanto riguarda il prossimo fight, vanno Zeros probabilmente a breve richiamato. Sì, ma dove? C'è soltanto un lume lì vicino e addirittura annullato da quello del controllo degli SKT. Non c'è possibilità per loro di potersi teletrasportare. Zeros sta tornando in base, vuole recollare, vuole completare l'homeguard prima di teletrasportarsi. Parte la vita, eccolo qua il suo teletrasporto. Meliodas e Palette pronti a entrare in fight, ma subito Mata, l'interruzione, Cleed si lancia dentro, ma la prigione è l'unica, pochissima vita seppur. L'angelo custode, poi la reazione per Darryman forte, Meliodas potrebbe cadere. L'ultimo attacco di Teddy purtroppo non riesce ad arrivare, il controllo è entrato, e allora da parte del Demaciano Colosso. E poi finalmente una doppia uccisione per quanto riguarda gli SKT, chiudono Big Coro, chiudono Zeros e infine anche Naul, grazie ovviamente al Trittico. Esecuzione perfetta, precisa e controllata di tutto il teamfight al lato SKT. Appena danno il colpo di grazia al terzo membro, si voltano come un uomo solo verso il Baron Ashore, che questo obiettivo adesso cadrà senza dubbio nelle loro mani. E c'è poco da fare per questi Fonvu Buffalo che cadono in 5, o meglio in 4. E poco da fare per appunto il barone è nelle mani di SKT. E ora a loro, come prima, accompagnare la minion wave verso la vittoria. Ancora una volta una performance mostruosa da parte di SKT. Vediamo come è successo il teamfight. Meliodas ha cercato il flash engage ma non trova nessun bersaglio. Alla fine la Suprema lo ripiazza in mezzo a tutta la composizione avversaria e cade. No, non cade, riesce effettivamente Meliodas, sì, però a sfuggire con 18 HP. La Suprema di Faker coglie fuori posizione, Vicoro e Zero si elimina rapidamente. Poi è solo prassi ripulire gli ultimi membri che non hanno modo di fuggire come Naul.
SKT che ancora una volta flettono i muscoli. 5-0-8 Cleed, 5-0-5 Faker, 4-0-4 Teddy. Che score mostruosi. La cosa impressionante è proprio questa. Molte volte vediamo queste 16 kill, questi imponenti score, ma al tempo stesso anche le uccisioni. Qui però Melios prova a ingaggiare per Buscan insieme a Naul, ma dall'altra parte non sa che c'è Teddy e Mataclid pronti a ribattere. Poi qui poco da fare, la stasi di Khan salva la vita e poi addirittura risponde con la propria uccisione. E con questo vantaggio numerico gli SKT potrebbero spingere il loro vantaggio fino alla vittoria. Zero sta cercando di tagliare un po' di ondate in corsia superiore, ma è da solo, non sa cosa fare. Faker qua, uno contro due, adesso anche Mata al suo fianco. I due giocatori più veterani della Lega coreana possono tranquillamente andare a prendere ben due inibitori e chissà, perché no, con due uccisioni tirare dritto. Ancora una manciata di secondi a respawn di Naul e Meliodas. Gli SKT la giocheranno safe, se li conosco è questo il loro piano di gioco. Adesso si voltano verso la corsia superiore. L'ultimo inibitore ancora in piedi sarà il prossimo bersaglio di questo team. E solo appena passati due minuti dalla mano del Brone, qui nuovamente Khan contro Zeros. Quante volte abbiamo visto Zeros forzare un teamfight e non te lo puoi permettere, per l'appunto. Cariche delle isole ombra che proiettano le ombre, ma non il povero Zeros che crolla sotto i colpi di Khan. Zeros ancora una volta una partita dove veramente la sua estrema aggressione viene rivelata come la tremenda debolezza che è. 0-6-1, Zeros è 1. Ti vedo un bello, mi fa piacere che stai apprendendo dal peggiore. Detto questo però attenzione, li vediamo nuovamente Cleed, Mata, Meliodas lì vicino, si porta addirittura di arrivo proprio su Cleed, trova il doppio lock up, potrebbe trovare prigioni dei rami utilizzati in maniera difensiva, ovviamente non trova alcun target, ma poco importa, devono cedere il passo. Questa torre non può essere assolutamente contestata. Danni sulla torre interna. Controllo su Faker, più l'ancora, si possono gettare, ma subito eccola l'entrata da parte di Mata, il Matador. E ora qui poco da fare, Naul eliminato immediatamente da parte di Teddy, doppia uccisione, il cataclisma. Consegna facile un'uccisione su Big Coro, che sì, belli gli istinti omicidi, ma peccato che siano gli avversari ad averle. Poi Palette consegnato ai nemici, panino degli SKT, ora zero se si lancia, cerca di fare qualcosa ma troverà solo la morte, questa è una carneficina. 0-6 non gli bastava, 0-7-1. Con questa vittoria gli SKT si portano a casa, concludono la loro prima giornata 2-0 del torneo. 5-3 lo score. Parliamoci chiaro, questi SKT si ripresentano quest'oggi completamente rinnovati. Non solo, ma gli unici due avversari che hanno affrontato oggi hanno giocato late game e loro early game li hanno distrutti. Rinnovati in questa nuova veste da Fong Wu Buffalo, da Invictus Gaming, tra virgolette. Che prestazione! Sì, anche per questo motivo, per il fatto che erano proprio queste due squadre un po' sul lato debole della classifica ad affrontare gli SKT oggi, è difficile valutare veramente quanto ci sia stato un miglioramento, esatto, quanto un adattamento e quanto invece fosse la differenza nel power level degli avversari. In ogni caso SKT concludono la giornata 2-0, si piazzano quindi sul 5-3 andando a pareggiare il punteggio dei G2, ma comunque mantenendosi nella posizione inferiore in classifica rispetto a loro grazie al testa a testa che i G2 mantengono. Domani, la giornata di domani sarà l'ultima giornata di MSI e quindi andrà a decidere definitivamente il punteggio, la disposizione finale delle prime quattro squadre che avanzeranno alla fase a eliminazione. Gli SKT possono ancora superare i G2 in teoria, possono ancora puntare a quel secondo posto se concludono con un punteggio superiore ai G2. L'unico problema per gli SKT, domani affrontano gli Invictus Gaming. Quella è la sfida, quella è, se non erro, proprio la partita finale della group stage. Quello è il raid boss, ricordiamo. I G2 dovranno provare a fare il miracolo, ma effettivamente ci sono anche altre possibilità, perché i Team Liquid non avranno neanche loro una facile giornata e per i Fresh Wolves c'è la possibilità di agguantare uno spareggio proprio contro i Team Liquid. È vero.